E voglio raccontarvi una storia che riguarda questa terra e un incontro con un personaggio in questa terra. Io dovevo fare un film che si chiamava La seconda notte di nozze, qui in Puglia, a Torre Canne, a Fasano, ed era una storia di una vedova e di un... E avevo già Albanese, avevo già Marco Re, avevo già Marisa Merlini, Angela Luce, mancava la vedova. Allora eravamo un giorno a colazione con Maurizio Nichetti, perché lo doveva fare lui, Maurizio Nichetti, Antonio ed io, in una trattoria di San Giovanni, in quartiere di Roma, ed era estate, caldissimo, e avevamo bevuto un sacco di vino, senza il tendone, proprio in condizioni più penalizzanti, perché il vino, l'alcol, col sole ha un effetto micidiale, e continuavamo a ripetere i nomi di questa probabile, possibile interprete, dal Cardinale alla Sandrelli, alla Gastoni, alla Lisi, mi ricordo, sono 4-5 nomi sempre gli stessi, ma tutte attrici che avevano già dato tantissimo al cinema, quindi non era una grande invenzione. Fino a quando io bevendo, non so come, mi è scappato, detto qualcosa che mio fratello ha capito che io avessi detto Katia. Katia? Cosa Katia? Hai detto Katia? E chi è Katia? Katia Ricciarelli. Guarda, no? Katia Ricciarelli, cazzo, che idea era? Katia Ricciarelli, abbiamo cominciato a ubriachi, e ripeto Katia Ricciarelli, e tutti i ristoranti ci guardavano, perché dicevamo Katia Ricciarelli, eravamo veramente trascesi, completi, poi dalle cucine sono affacciati, e il giorno dopo, entusiasti di questa idea, facciamolo fare a Katia Ricciarelli, non aveva mai fatto niente, aveva cantato, non aveva fatto niente, il giorno dopo andiamo a Rai Cinema. Allora il cast, Antonio Albanese, Neri Marcore, Marisa Merlini, Angela Luce, e chi era l'altro? Quando tu senti che c'è un rischio che non ti accettino questa proposta, perché allora diventi improvvisamente... Decidi di giocartela tutta. Allora, la vedova è la signora Katia Ricciarelli. Se ha sposato Pippo Baudo, potrà pure fare la vedova. È un ragionamento che, siccome non sta in piedi, ti fa riflettere. Perché tutti voi avete un attimo pensato, però cazzo, è vero, ho sposato il mio corpo. Questi, guarda che se devi far recitare Katia Ricciarelli, è un problema tuo, perché se poi rovini questo film, il copione è bellissimo, se rovini questo film è colpa tua, Vabbè, la responsabilità è tua, la responsabilità è mia, Katia Ricciarelli la voglio io, non la conoscevo neanche, non sapevo neanche se avrebbe detto di sì. La chiamiamo, viene in ufficio, credevo deve cantare. Dico, no signora, non deve cantare, deve fare la vedova. Ah, ma dove? In un film. Ah, faceva solo, ah, ah. Era veramente molto imbarazzata. Le do il copione, dice, va bene, adesso lo leggo, vi faccio sapere. Naturalmente subito di sì. E ci siamo trovati a Fasano, Torre Canne, il primo giorno di ripresa. Cosa dice un regista? Motore! Partito! Ciao! 45 minuti prima! Azione! Antanese dice la sua battuta benissimo. Marco Re dice la sua battuta benissimo. La Merlini, meravigliosa. Tocca Katia. Un gorghetto, luce di lampada, agghiacciante. L'operatore spegne la macchina, in silenzio solo qualche gallina, qualche tacchino,
ma niente. Lei si guarda attorno, io capisco che lei sente che c'è qualcosa. Mio fratello mi viene vicino e mi dice, glielo dici tu, glielo dico io. No, dico, glielo diciamo assieme. Ci avviciniamo, la prendiamo sotto braccio, c'eri tu, la prendiamo sotto braccio e la portiamo via. Allora, lei si guardava attorno. Cosa è successo? Cosa è successo? È morto Pippo. No, molto peggio, niente. La portiamo in roulotte e io le dico, senti, Katia, recitare non è fare di più degli altri, è ascoltare.